però il tema di stasera è interessante. Con il professor Mocecchi abbiamo voluto intervenire per informare. Riservargli un'uscita a 80 anni con un minimo di riconoscenza, che le eccellenze siano tali perché hanno una filosofia al suo interno, al loro interno, e una carica emotiva e di assistenza diversa da quel che può essere un ospedale. Noi siamo convinti di questa idea e la portiamo avanti. Io credo, e per quello che mi sono messo a disposizione, che arrivando l'ente ospedaliero, che è un ente meritevole, enorme, con qualche problema al suo interno, possa questa eccellenza essere appianata, messa sotto a una burocrazia, statalizzazione che per il mio spirito liberale non coincide. Abbiamo lavorato molto all'eccellenza medica, la fascia di mezzo che sono gli infermieri, che sono gli insegnanti, secondo me hanno una classe superiore. È un'eccellenza, questa eccellenza, anziché migliorare, peggiore. Tutto qui. Di trattare delle generazioni di persone. Non c'entra molto lunga. Il problema è che abbiamo sviluppato un istituto sicuramente di valore. Abbiamo potuto in questo momento invertire quella processione di pazienti che arrivavano nella Svizzera tedesca. Poi magari conosceva Zwick. Lui era il proprietario delle più grandi cliniche private tedesche. Lui voleva fare un istituto privato, oppure a Villa Sassa. Sapete la differenza tra 25 e 33? 25 tu non puoi neanche mettere un'ipoteca, per esempio. Se invece 33 lo puoi mettere. Per dire che tutto è stato pensato adeguatamente. Allora, in questo momento la mia decisione era questa. Voglio o non voglio che i pazienti ticinesi in questi anni vengano trattati? E ho accettato. Il paziente della popolazione è stato, quando in una seduta l'anno scorso, ho domandato: ma avete delle visioni per il cardiocentro e il futuro? Sì, adesso costruiamo la piastra, cioè la piastra del circo dall'altra parte, e lo spezzettiamo, cioè i pazienti che sono dedicati alle cure intense vanno assieme a tutti gli altri, i laboratori vanno assieme a quelli di radiologia, ci sono le sale operatorie vanno assieme, cioè da un istituto di primaria importanza che si è guadagnato in questi anni il secondo premio svizzero del datore di lavoro, che è riconosciuto dai giornali di cardiologia europei come un punto di valore, a un certo punto sarebbe stato in un loro progetto spezzettato. Allora a questo momento ho detto no, non lo accetto, siano alcuni burocrati, ma accetto solo che sia la popolazione. Noi domandiamo dalla parte la direzione clinica, amministrativa, ma importante è anche la parte finanziaria. Abbiamo introdotto i primi in Svizzera la cardiotac, abbiamo introdotto la risonanza magnetica, sono tutte cose di milioni di franchi, abbiamo portato delle apparecchiature d'avanguardia, non è possibile realizzarlo nell'ambito dell'ente. Per cui noi abbiamo domandato che vi fosse un'indipendenza clinica e per coloro, perché di solito cioè, la cosa più bastarda che c'è è quella di dire è una questione della famiglia Mocelli, perché ho creato 400 posti di lavoro, 400, e il primo impiegato era un mio figlio, Dante, e l'ultimo, uno dei 5 anni fa mi è arrivato dal Canada, l'altro che ha portato proprio questa tecnologia. Sembra quasi che per condurre qualcosa bisogna in questo momento buttare via i figli, perché amano quello che il padre ha fatto. Va bene, eventualmente se ci sono delle domande, ben volentieri
perché ci sono delle risposte anche puntuali. Grazie.